concerti, musica, enogastronomia, auto d'epoca e l'immancabile iniziativa per godere della vista degli astri. Giovedì 11 agosto torna a Cartoceto Stelle d'Argento, la manifestazione promossa dal Comune in sinergia con la Proloco e il Museo del Balì. All'evento quest'anno si aggiunge l'importante collaborazione con il Motor Club Lucio Ricci e Alberghi Consorziati di Fano. Sindaco, fervono i preparativi per questo evento che anima il comune di Cartoceto. Ma si rinnova per il terzo anno consecutivo da questo motivo delle stelle cadenti, dello sciame delle Persedi, che anche domani sera a Cartoceto, nel centro storico di Cartoceto, ci richiamerà l'attenzione e lo sguardo rivolti verso il cielo. È un momento in cui si rinnova questa collaborazione con diversi partner. Si tratta sostanzialmente di un momento di valorizzazione del nostro centro storico, a cui aderiscono 8 locali sostanzialmente. In questi 8 locali proporremo degli intrattenimenti, dei concerti musicali anche ad hoc rispetto a quella che è l'atmosfera, la tipologia del locale, immersi appunto non soltanto tra la buona musica, non soltanto con il naso all'insù, ma anche ovviamente tra la buona cucina che la nostra tradizione agroalimentare ovviamente ci saprà offrire. Quindi tutta iniziativa a supporto delle attività economiche? Sì, ha sicuramente anche questa valenza, quindi non soltanto la valorizzazione del borgo storico appunto da un lato, che quest'anno si impreziosisce, come dicevo prima, anche grazie alla collaborazione del Motor Club Ricci, che dalle ore 18 arriverà in centro storico a Cartoceto, nello specifico in piazza Garibaldi, con oltre 50 auto d'epoca, ma d'altro canto ha appunto anche l'altro valore, l'altra finalità a questo tipo di iniziativa, cioè quello di sostenere e supportare le attività del centro storico in un momento in cui sicuramente in questo contesto, in questa precisa fase storica, l'obiettivo dichiarato non soltanto dal nostro comune, ma più in generale insomma anche dalla Regione Marche e mi pare anche a livello nazionale, sia assolutamente quello di rivitalizzare, rendere molto più dinamici e quindi vivibili i nostri meravigliosi borghi e centri storici. Programma completo è consultabile sulle pagine social di Cartoceto Turismo o presso il punto IAT.